Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta. Siamo qui con Fabrizio Cozza che sarà uno dei protagonisti del prossimo Vivi Benessere dell'8, 9 e 10 maggio a Rimini. Eh, Vivi Benessere che eh, sarà, in questi tre giorni ci saranno tantissime conferenze nella sala dell'Anfiteatro, eh, tantissimi workshop eh, tematici e, e tante altre mh, prerogative tipo l'area la, espositiva, le classi esperienziali gratuite un'area vivi yoga, un'area di trattamenti e massaggi, eh, un'area dedicata allo show cooking, attività per bambini, consulenze personali di vario tipo. E, insomma, una grande festa a cui tutti siete eh, pregati di partecipare, insomma, secondo delle vostre eh, possibilità. Soprattutto eh, per i massaggi. E soprattutto per i massaggi. Quello è la prima cosa. È la prima cosa. Poi vediamo se c'è sì, qualcosa tipo body painting, vediamo se di organizzare <ride> queste cose molto carine. Eh, Fabrizio Cozza è un formatore specializzato, soprattutto nella crista personale, del collettivo in azienda. È amministratore delegato di Winner Group che è un network di imprenditori eh, in, in, in una costante crescita personale e professionale per raggiungere l'eccellenza. È co-titolare di formazione sovversiva, un percorso che si svolge sia sì in aula che eh, sul luogo di lavoro e coinvolge contemporaneamente imprenditori e dipendenti. Poi è fondatore dell'App Academy che prepara i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni ad essere felici. Un sacco, faccio un sacco di cose, grazie a te lo so. No, abbiamo finito, dai. <ride> L'intervento eh, che sarà in conferenza nella sala dell'anfiteatro del vivi benessere, si terrà alle 17 di sabato 9 maggio e l'argomento sarà proprio quello dell'Happy Academy, mentre per domenica 10 maggio ci sarà il workshop che è in oggetto della presentazione di oggi. La vita è un videogioco. Scopri come uscire dal personaggio in cui sei entrato. O scopri come rientrare se ne sei uscito. Ho ecco, visto, poi ne parliamo dopo perché io ho bisogno di rientrare nel personaggio, <ride> va bene. E, niente, vi lascio con Fabrizio Cozza che vi presenterà questo bellissimo workshop e, e anche un'infarinatura di tutte le sue bellissime attività e progetti che ha in corso. Grazie Massimiliano per questa Grazie bellissima te, presentazione. C'è anche un applauso eh, <ride> addirittura <ride> no, meraviglioso! No. <ride> per motivare proprio il presentatore <ride> e il relatore. Ottimo, come diceva Massimiliano, effettivamente avrò l'onore di fare due interventi al prossimo Vivi. Eh, il primo sarà il 9 maggio in sala plenaria e parleremo appunto di questo progetto molto bello, cui tengo tantissimo, che si chiama Happy Academy. Che cos'è Happy Academy? È un percorso che durerà sei mesi per dei ragazzi d'età compresa dai 18 ai 25 anni che avranno la possibilità di eh, così. Acquisire tutti quelli che sono gli strumenti che servono oggi per realizzarsi nella vita, cioè per avere una vita piena di soddisfazioni e non soltanto sotto il profilo professionale ma anche sotto il profilo personale. Perché questo? Perché purtroppo la scuola non ce lo insegna. Non so voi, ma insomma io nel mio percorso non ho mai avuto un professore né alle scuole superiori né all'università che mi insegnasse che cos'è la felicità o come raggiungere la felicità. Mi hanno dato molte nozioni, mi hanno dato molte cose tecniche, utili, per carità, ma ecco, questo aspetto qui viene purtroppo trascurato. E quindi si cresce eh, molto spesso con eh, anche delle ambizioni a livello professionale, ma si dimentica poi il perché facciamo tutto questo. Ecco, eh, proprio questo sarà dedicato l'incontro del, del 9 maggio che faremo, ripeto, in sala plenaria, dove tra l'altro ci sarà un momento molto bello perché abbiamo selezionato degli imprenditori che eh, adotteranno questi ragazzi e quindi ognuno di questi ragazzi, dopo aver fatto questo percorso di sei mesi eh, con me e altri formatori, verrà inserito per tre mesi dentro un'azienda dove all'interno avrà la possibilità di fare il braccio destro dell'imprenditore, quindi un'esperienza eh, veramente molto molto bella. Il giorno dopo invece, il 10 maggio mattina, eh, L'intervento non sarà più dedicato ai ragazzi, ma sarà dedicato agli adulti, eh, a coloro che non hanno avuto la fortuna di fare leppia quando erano più giovani. E quindi a loro farò un assunto di quattro ore, questo workshop in cui spiegherò quella che eh, è la strategia sovversiva. Questo è un modello che ho inventato io e che è molto particolare perché, perché unisce. Così le due sfere che permettono di realizzarsi, ovvero la sfera personale, quindi come essere eh, più realizzati a livello personale, ma anche la parte di sotto, invece, è tutta dedicata allo sviluppo professionale. Quindi, questo modello unisce queste due parti eh, per una realizzazione, ripeto, completa di quello che dovremmo essere. Io oggi in, questa, in questo. Videoconferenza, vi darò un piccolo assunto, un'introduzione a quello che sarà il workshop che terrò la domenica e ovviamente parlerò di, di, che sono le, di quella che è la situazione che molti di noi viviamo tutti oggi, ovvero quella che è la situazione del classico uomo moderno. Eh, e che molto spesso, ecco, questa è un'immagine un che lo raffigura, per fortuna non tutti, eh, non è che siamo tutti sempre così, però molto, eh, Massimiliano in questo momento non inquadrato, però dovete sapere che era proprio in questa, in questa situazione. Preoccupazione, cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso quando parlo con gli imprenditori, i professionisti, ma con le persone in generale, molto spesso mi parlano di quello che li preoccupa. Oh, hanno sempre questo atteggiamento un po', un po' così. No, ma guarda, Fabrizio, adesso io non so come, come arrivare a fine mese. Sono molto preoccupato per il mio lavoro, oppure sono molto preoccupato per i miei figli, oppure sono molto preoccupato perché il mio rapporto con mia moglie, con mio marito non va come vorrei, oppure ecco, molti sono preoccupati addirittura di quello che potrebbe succedere a livello mondiale. Eh, molte persone mi dicono. Sa, io sono preoccupato perché hanno predetto che entro 15 anni ci sarà un conflitto nucleare. E quindi vivono un pochettino no, turbati da queste preoccupazioni, da tutto quello che succede. È inutile dire che molta, eh, una causa principale di questa preoccupazione spesso viene da quelle che sono le comunicazioni anche che riceviamo. Eh, io per esempio, ecco un piccolo consiglio, ho smesso di guardare il telegiornale ormai da cinque anni non guardo più il telegiornale, perché era una fonte di ansia, di preoccupazioni incredibili, tra l'altro in un momento importante, ovvero nel momento in cui mangiamo molto spesso. Quindi tu immagina, proprio mentre tu mangi, che dovrebbe essere un'attività eh, bella, rilassante, piacevole, tu in, nel frattempo invece incameri tutte queste notizie un po' ansiogene. E infatti la preoccupazione fa proprio il paio con il secondo, la seconda caratteristica dell'uomo moderno che è lo stress. Mamma mia lo stress. Chi di, chi di, chi di noi non è stressato un pochettino? No? Eh, prima della, di, di, della, di questa conferenza diciamo, mamma mia che stress, adesso qualcuno magari verrà anche coinvolto in questa conferenza, quindi già sta provando un po' di, di stress. Oppure, non so, eh, quando c'è da fare un lavoro importante, oppure poco prima di un esame, lo stress, lo stress, e quindi dobbiamo sempre fare i conti con, questa, con questo ingrediente che sembra connaturato. Sembra, ecco, io ho notato questa caratteristica: molte persone, se non sono stressate, è come se non fossero del tutto realizzate. Cioè, il concetto dello stress è se tu sei una persona molto impegnata, eh, devi essere un po' stressato, non puoi essere tranquillo. Avete mai visto una persona molto impegnata, no, con un grosso successo, tranquilla? Eh, no. Cioè, se tu sei un uomo d'affari, gli imprenditori, gli imprenditori de devono essere stressati. A volte devono essere anche un po' arrabbiati. No? Cioè, c'è questo modello... Dell'imprenditore che se non è arrabbiato, se non è stressato, in realtà non è un imprenditore efficace. La terzo, il terzo elemento ah, bellissimo. Se tu sei veramente una persona, ecco, di un certo livello, non devi avere tempo giusto? Cioè. Le persone ti dicono: Ascolta, perché non vieni con noi? No, non ho tempo, non ho tempo, guarda, proprio è impossibile perché ho un sacco di cose da fare. Dice: Dai, fate una vacanza di una settimana. No, ma non posso, io non ho tempo, non ho tempo perché la famiglia ho le cose. Quindi, questo elemento del tempo che si abbina a quello dello stress, che si abbina a quello della preoccupazione, sembra essere un modello inscalfibile. La cosa che mi interessa quando vedo queste persone così agitate. Che perché? Perché? Cioè, perché ti svegli la mattina, fai tutto quello che fai, perché vai al lavoro, perché sei così impegnato, perché devi avere così tanti hobby, perché fai tutto questo? C'è un motivo? Eh, raggiungere un obiettivo. Oh, ottimo, Andrea, giusto, Andrea mi dice raggiungere un obiettivo. Fantastico, guarda, non ci conosciamo, mi hai dato un assist meraviglioso. Allora, quando io faccio questa domanda mi viene sempre in mente una scena un po' buffa. Mi viene in mente Gandhi. Conoscete Gandhi, no? Gandhi, quello della pace, della, della marcia pacifica. Ecco, io mi immagino Gandhi che va dai suoi seguaci e a un certo punto dice: A proposito, domani dobbiamo fare una marcia pacifica. Gli inglesi ci spareranno addosso. Voi dovete stare fermi, non dovete fare nulla. Però dà questa comunicazione quindi un'azione da fare con un obiettivo senza spiegare il perché. E quindi le persone dicono: Ma in che senso dobbiamo farci sparare addosso? Sì, guarda, ho un progetto in testa, eh? Un progetto in testa, che poi capirete. Però domani mi raccomando, voi fermi anche se vi sparano addosso. Ecco, io mi immagino. Se fosse andata così, una reazione da parte dei propri seguaci di questo tipo: cioè Gandhi che dice appunto: mi raccomando, noi resistenza passiva e gli altri che incominciano a muovere un po' di obiezioni, qualcuno dice, ma insomma io sarei anche un po' stanco. <ride> cioè, tra l'altro eh, siamo sicuri che questo è l'unico metodo no, per combattere l'armata. E perché avrebbero queste reazioni secondo voi? Semplicemente perché non capirebbero lo scopo, il perché loro devono agire così e quindi la motivazione che c'è dietro. Molto spesso tutte le azioni, che, molte azioni che noi facciamo e che ci provocano quello stress o quella perdita di tempo, come dicevamo prima, non sono legate a uno scopo, al perché fai quello che fai. Ecco perché poi drenano anche molte energie e quindi quello che vorrei farvi vedere in questo primo intervento è proprio il come uscire da questo meccanismo. Mm? Allora, perché entriamo in questi meccanismi? Entriamo in questi meccanismi per un motivo lontano e qua ho bisogno di coinvolgere qualcuno di voi. Andrea, visto che prima ti sei esposto, guarda, vieni, vieni, ti, ti, proprio, ti rendo ricco e famoso. Ciao. Ciao. Allora, Andrea. Eh, Andrea, non, forse non se lo ricorda, ma quanti anni ha Andrea? 32. 32 anni. Allora, ad Andrea, circa 31 anni fa, anzi no, 32, quindi 33 anni fa, 33. 30, è successa una cosa che forse non si ricorda, ma probabilmente è andata proprio così. Cioè lui, 33 anni fa, quindi un anno prima di nascere, era in qualche posto. Ma in questo posto c'è qualcuno che l'ha contattato, gli ha parlato, gli ha detto, Andrea, ascolta, ti andrebbe di fare una partitina a un gioco? È tipo un videogioco, si chiama, si chiama Vir Virtual Life, vita virtuale. Si svolge, sai dove, Andrea? Lo vedi quel pianeta, quello un po' strano, si chiama Terra. Ecco, il luogo in cui si svolgerà questo videogioco è proprio la Terra. E tu tra l'altro puoi scegliere che personaggio essere. E poi e scegliere anche la modalità del gioco. Ti faccio un esempio. C'è una modalità molto semplice, proprio primissimi livelli, è proprio per quelli un po' le prime armi. È un bel personaggio, eh? è il figlio di un uomo miliardario. Eh? Bello, in America. Quindi tu nascerai in mezzo a tutte le comodità e tutto quanto e il tuo, diciamo, un po' lo scopo sarà quello di vivere questa vita. Non dovrai fare niente, dovrai semplicemente così, goderti un pochettino quello che ti capiterà. Ti piace? Sì. Ecco. Abbastanza, direi. Dice, caspita, quindi qualcuno mi ha proposto questo, ma penso un po' Andrea, tu hai rifiutato. Perché? Perché probabilmente ti hanno proposto anche altre opportunità di personaggio. Per esempio ti hanno detto, tra l'altro guarda, puoi nascere anche, tu sei di eh, Cesena. Di Cesena, ti ha detto, beh, tra l'altro guarda, c'è una seconda possibilità, potresti nascere a Cesena. E tra l'altro, questo, questo personaggio, quando crescerà, si occuperà di geometrie sacre pensa, e gli ho detto, cos'è sta roba? E dice, ah, non ti preoccupare, vai. poi lo scoprirai. E poi c'è un'altra modalità. L'altra modalità potrebbe essere, ecco, nasci, non so, ecco in Africa, un, un villaggio proprio di bambini poveri, tra l'altro potresti morire nei primi anni di vita, e quella è la terza possibilità che hai. Ecco, Andrea ci ha pensato un po', e, e poi cosa ha scelto? Ho scelto... Personaggio di Cesena. No? Di Cesena, pensa un po', potevi nascere in America ricco, eh, anche tu un po' pirla, però Andrea, possiamo dirlo, un po' strano, lo sei, ti eh. Le cose difficili. Ti piacciono le cose? Dici, vabbè, il bambino in Africa, no, sto, no. Sto, sto, me lo faccio la prossima volta, ok. Facciamo una, una via di mezzo. Ha scelto una via di mezzo, fantastico, bellissimo. Grazie Andrea, adesso ti spiego eh. cos'è successo da lì in poi, Va ok? Eh. Quindi ti puoi riaccomodare. Va. Cosa è successo? È successo che Andrea, dopo un certo percorso, insomma, un, un percorso proprio anche fisico, rocambolesco. rocambolesco. Non so se vi ricordate, forse voi avete l'età giusta, vi ricordate Goldrake? Lo vedevate? Vi ricordate come Actaros si trasformava in Goldrake? Ve lo ricordo io. C'era praticamente: entrava in una botola, faceva un percorso all'interno di un razzo, eh feciò tutto questo percorso e poi a un certo punto da questo razzo si lanciava, entrava nella testa di Goldrake. Poi ve lo ricordate adesso? Ok, più o meno, ok. Entrava nella testa di Goldrake e poi da lì incominciava a muovere il robot. Ecco, diciamo che a noi è successo più o meno la stessa cosa. Il problema qual è stato? Che nel momento in cui Andrea è entrato nella testa del suo personaggio, si è dimenticato di una cosa. Si è dimenticato che l'aveva scelto lui. Okay. E quindi si è ritrovato qui dopo un po' e ha incominciato a vivere quel personaggio, a impersonificare quel personaggio che lui stesso aveva scelto però inconsapevolmente, cioè ha incominciato a credere di essere quel personaggio. In poche parole, avete mai giocato a un videogioco? Sì. Okay. Allora io mi diverto tantissimo, non tanto a giocare ai videogiochi quanto a vedere le persone che giocano il videogioco. Nel senso, questi miei amici, che è bellissimo, tu li vedi, non so, stanno giocando, stanno facendo quei giochi di strategia, magari dove c'è il personaggio. E loro a un certo punto, dopo un po' che stanno giocando, pensano di essere proprio il personaggio, al punto che si arrabbiano col personaggio, dicono: ma che cavolo fai? Ma no! Ok? Perché pensano di essere diventati il personaggio. E pensate un po', anche noi, a volte, commettiamo lo stesso errore, cioè riteniamo di essere diventati il personaggio, ci dimentichiamo di essere qualcos'altro e incominciamo ad arrabbiarci per quello che ci accade, dimenticandoci tra l'altro che l'abbiamo scelto noi. Quindi deleghiamo la responsabilità a ah, beh, ognuno a chi vuole, qualcuno a Dio, qualcuno ai genitori, qualcuno alla sfiga in generale, no? Dici "Ma guarda, guarda cosa mi è successo". Ma pensa a me non potevo nascere ricco in America ah. e eh, penso un po' Lei scelto te. lo, eh. lo diventeremo. Oh, allora diciamo che ognuno in realtà ha deciso di nascere o di impersonificare questo personaggio perché? Perché doveva superare forse qualche schema di quel videogioco lì. Magari, ecco, Andrea in questa vita deve superare uno schema legato, che ne so, alla paura di perdere qualcosa. O qualcuno potrebbe avere bisogno di superare la, la, il fatto di essere abbandonati emotivamente. Qualcuno potrebbe superare, dover superare invece lo schema dell'essere tradito o dell'essere rimasto deluso da qualcuno. Ognuno ha i propri livelli da superare. E la cosa bella è che se non superi quel livello, succede una cosa meravigliosa. Cosa succede nel videogioco quando non superi un livello? Che ricominci da capo, ricominci da quello. E quindi o con questa, <ride> o con questa opportunità dici ah eh, mi è successa sta roba qui, bene, la stai superando oppure stai aspettando di superarla la prossima volta, è una scelta tua. Ma la cosa ancora più bella è che finché tu rimani incastrato nel personaggio, cioè finché non comprendi che tu in realtà eh, stai giocando all'interno di un videogioco, eviterai o perlomeno non riuscirai a superare alcuni, alcune trappole che adesso ti farò vedere. Siete pronti? Oh, bellissimo. Andrea prima, per quello sembrava che fossimo, ci fossimo messi proprio d'accordo. Perché? Andrea prima ha detto, beh, è importante avere degli obiettivi. In realtà adesso vi svelerò un piccolo trucco e ve lo svelo da uomo mh, consapevole di quello che dice. Perché? Gli obiettivi sono una trappola, e vi spiego il motivo: vi è mai capitato di avere un obiettivo, magari a sei mesi, un anno, tre anni, e poi di raggiungerlo? Vi è mai capitato nella vita? Sì. Ok. Come vi siete sentiti il giorno dopo, o qualche giorno dopo, aver raggiunto quell'obiettivo? Male, dice qualcuno: ma come? Come mai male? Eh, caspita, dovrebbe essere il momento più felice, eh. Vi racconto questo aneddoto che è interessante. Eh, quando mi sono sposato sono andato in crociera, ci hanno regalato la crociera, classico, no? bellissimo, viaggio in crociera nel Mediterraneo e all'interno, sapete no, come funziona, quando sei in crociera ti mettono in tavolata con delle altre persone che non conosci e all'interno tra queste persone qui c'era una coppia di marito e moglie sulla cinquantina che erano contentissime. Ah, erano contentissimi perché? Perché si stava realizzando il sogno della loro vita. Cioè loro avevano accumulato, avevano messo da parte per dieci anni i soldi per farsi questa crociera. Quindi voi immaginate la prima sera, proprio la prima cena, erano dicendo, ah, non vediamo l'ora, finalmente vedremo i posti che sognavamo da una vita, andremo in Egitto a vedere le piramidi, andremo eh, a Santorini. Va bene, quindi erano contentissimi. Il giorno dopo, facciamo la prima tappa. E la prima tappa era appunto, se non ricordo male, proprio a Santorini. Eh, a Santorini, per andare a visitarla, ti fanno salire su dei muli, su degli asinelli. Ok? E, e quindi, vabbè, forse non era il massimo del comfort, ma quello c'era. La cosa interessante qual è stata? Che la sera, alla fine della visita, e vi voglio ricordare, era uno dei sogni della loro vita: erano arrabbiatissimi. Eh sì, erano arrabbiatissimi perché dicevano: Eh, però non si può. Caspita, tutta quella gente, poi quella salita con gli asini, un, ma no, ma, io, ma non è possibile, ma io poi tra l'altro ero anche dispiaciuta io sono animalista, vedere questi asini che poi venivano e dovevano faticare. Quindi diciamo, già quella contentezza iniziale della prima sera, già un po' era svanita, ma non è finita. Perché? Perché la sera dopo, la volta dopo, avevamo fatto un'altra tappa, se non ricordo male era in Egitto. E in Egitto, non so se qualcuno di voi c'è stato, ci sono i bambini che tentano magari di venderti il gadget e eh, ok, loro la sera erano arrabbiatissimi, perché dicevano ma non è possibile, non ci siamo goduti neanche il posto, tutti questi bambini che tentavano di venderci le cose, insomma è stata ogni giorno un'escalation in cui loro trovavano sempre qualcosa che era andato storto, qualcosa che le aveva scontentati, fino all'apice proprio dell'ultimo giorno in cui erano delusissimi. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Perché? Perché voi immaginate, queste due persone per dieci anni avevano coltivato l'obiettivo di andare in crociera e avevano posticipato la loro felicità a quel giorno. Quindi loro dicevano: pensa quanto saremo felici quando finalmente faremo questa cosa qui. E poi finalmente, nel momento in cui c'erano dentro quell'obiettivo, l'avano raggiunto, lì erano più arrabbiati di prima. Andrea ha una domanda. Diciamo che io penso che non è mai come, come ci si aspetta, diciamo, quando lo si raggiunge magari non, 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 non lo si raggiunge come, come si credeva no? nella propria immaginazione. Quindi, quindi tu dici, ah, perché dico io perché Andrea non si sente, Andrea dice ma l'obiettivo quando si realizza non è mai come uno se l'era immaginato, ecco perché delude. A volte potrebbe essere questo, oppure l'obiettivo potrebbe essere proprio come uno se lo immaginava, ma c'è un altro tipo di problema, che quando tu raggiungi un obiettivo è un po' come se perdessi quella carica. E infatti, molto spesso, questo lo insegnavo io dieci anni fa, dicevo, appena raggiungi un obiettivo, il trucco qual è? Ponitene subito un altro, molto più grande, in modo tale che così riacquisisci la tua motivazione e quindi era una lotta... Infinita, perché io tutte le volte penso a livello professionale raggiungevo un obiettivo, un budget, ma non me lo potevo godere perché? Perché me ne dovevo porre subito un altro. Fantastico, ero dentro la ruota del criceto, mi incitavano a correre sempre più veloce, ovviamente. Perché raggiunto quell'obiettivo ce ne doveva essere subito un altro e io mi perdevo la vita, e quindi il primo consiglio che vi do è occhio, gli obiettivi. Gli obiettivi, se li vivi da personaggio del videogioco, diventano una trappola da cui non esci più. Soprattutto se non li leghi a un vero scopo, cioè a come dicevamo prima il perché tu ti poni quegli obiettivi. Ma se gli obiettivi sono semplicemente legati a un obiettivo professionale, comprarti la casa, comprarti la macchina più bella, fare un viaggio, quelle sono droghe. Cioè sono semplicemente benzina che dobbiamo avere per andare avanti. Mi spiego? Molto bene. Ma c'è un altro aspetto interessante. Molto spesso l'obiettivo è legato, per tutti noi, eh, anche a una questione di successo. Quando io vi dico, ecco, se io vi dicessi una persona di successo, chi è? Ne conoscete persone di successo? Personaggi di successo? Chi potremmo dire? Non, non le conoscete, sì. Sì, ne conoscete, personaggi di successo. Eh, ma fatemi proprio i nomi di qualcuno di successo, chi potrebbe essere? Salvatore Brizzi. Salvatore Brizzi. Ok. <ride> che adesso sarà lì che dice, ma perché mi tirano in ballo in queste conferenze? Io voglio stare calmo. Oppure nel mondo nel mondo del eh, proprio ecco, creativo, artistico. intendiamo per successo. Bravo. Perché, per esempio, molto spesso per esempio, mi parlano di Steve Jobs come un uomo di grande successo, no? Lo conoscete Steve Jobs, sì. Uomo di successo? Sì o no? Sì, direi di sì. Caspita, eh, ha, fatto, ha rivoluzionato la vita di molti. Poi ricordiamo tutti il suo famoso discorso al campus. No, siate affamati, siate folli. E pensiamo ai personaggi, agli artisti di successo. Vari cantanti, no? Chi è che conoscete di cantanti di successo? Niente. Tra l'altro, l'unico pubblico che non <ride> dice, <ride> eh, eh, Jimi Hendrix, ottimo! Un, uno scrittore invece del passato, anche di successo. Avete mai letto libri? Sì, Pirandello, Pi, Pirandello ok, Kafka, benissimo. Bene, io ho fatto un esperimento. Ho fatto un esperimento, ho fatto uno studio. Sono andato a leggermi le vite. Le, autobiografie, le biografie, non le autobiografie, le biografie di, della maggior parte di questi uomini di successo, Steve Jobs compreso. Anzi, ho letto anche la biografia che ha scritto la moglie di Steve Jobs. L'avete letta? No, fatelo. È molto interessante, perché vi darebbe uno spaccato di questo uomo così geniale, non proprio eh, simile a quello che ci immaginiamo noi. Parla in poche parole di uno piuttosto psicopatico. Cioè di uno, per esempio, che non voleva dormire nello soletto della moglie perché lui doveva dormire sempre in una stanza più in alto di tutti. Cioè lui in famiglia doveva dormire più in alto dei figli, della moglie. Ecco, perché vi parlo di questo. Oppure se guardiamo le biografie di tanti uomini di successo, molto spesso sono uomini squilibrati, nel vero senso della parola, cioè privi di equilibrio. Cioè sono persone, in poche parole, che è vero che hanno avuto successo, popolarità. Ma a fronte di cosa? Di uno squilibrio che gli ha permesso di essere diversi dagli altri. E allora, quando noi ricerchiamo la popolarità al successo, dovremmo sempre chiederci cosa siamo disposti a perdere per questo. O meglio, se quello che stiamo rincorrendo è la popolarità o se invece è la realizzazione, che è una cosa molto diversa. Qual è la differenza tra successo e realizzazione? Che il successo te lo attribuiscono gli altri. Quindi è, è un qualcosa che ti arriva dall'esterno. La realizzazione invece è una tua condizione che ti fa star bene a prescindere. Eppure quante volte noi vediamo, così anche dai mass media, glorificata la realizzazione rispetto al successo. Vi faccio un esempio. Immaginate due mamme che hanno due figlie cantanti. Ok? E, io in un mondo normale mi immaginerei questo tipo di dialogo. Mamma con la figlia che è stata presa in un reality show, ok? Che dice all'altra mamma, guarda ci è successa una disgrazia tremenda. Ma come mai? Eh, hanno preso, tra tante persone, pensate la sfiga, hanno preso proprio mia figlia per fare questa trasmissione. E l'altra che dice, no poverina te, adesso lo sai che te la rovineranno, vero? Io per fortuna invece mia figlia fa ancora la cantante alle feste popolari, per fortuna ancora nessuno l'ha notata. Ecco, se noi sentissimo questo dialogo probabilmente ci sembrerebbero strane le due mamme, o sbaglio? E invece questa dovrebbe essere la normalità per due mamme che veramente vogliono bene e che ci tengono le figlie, perché noi sappiamo benissimo la maggior parte delle volte come va a finire: cioè queste ragazze che hanno successo, poi quanto devono in cambio mettere sul piatto della vita per compensare quel successo, a volte anche in termini di privazione di quello che loro stesse sono o vorrebbero. Eppure è diventato normale. Ve ne dico un'altra. Ormai viviamo in un'epoca che ha glorificato e ha così dato pieno potere a un'unica facoltà, che è la nostra razionalità. Se voi ci pensate, molto del successo, molto di quello che riteniamo, proprio le persone che riteniamo um, così importanti, sono persone che utilizzano quasi esclusivamente una facoltà, che è quella razionale, che è la loro mente. E ci siamo dimenticati, invece, che l'essere umano è composto da tante facoltà. Per esempio, L'istinto. Voi avete mai, non so, frequentato a scuola una materia che vi permettesse di sviluppare il vostro istinto? Ecco, dalle facce <ride> direi di no. Abbiamo frequentato le stesse scuole, quindi, ma è così, è così. Tutta la scuola dell'obbligo è tutta improntata sullo eh, sviluppo di un'unica facoltà che è quella mentale, quella razionale, quello dell'imparare delle cose, quello di memorizzare delle cose. Quello di diventare in poche parole eh, molto più limitati di quello che noi saremmo. Pensate alla creatività, per esempio. Quello che avviene ai nostri bambini, ecco il motivo delle Academy, quando li insegnano a fare disegni tutti uguali, a scrivere dentro le righe, a stare composti seduti. Cos'è che stanno facendo in quel momento? Beh, ovviamente stanno facendo in modo semplicemente che. Il cittadino del futuro sia abituato a sviluppare soltanto una facoltà che è quello che la incastrerà. Per spiegarmi meglio, e qua vengo al quarto elemento: formule rispetto a creatività. Allora, se io vi dico: se vi facessi vedere un quadro di Picasso, voi probabilmente. Pensereste che questa è una delle massime realizzazioni di creatività? E la fregatura qual è stata? È stata che, in poche parole, anche la creatività è stata codificata, cioè c'è una creatività che è bella e c'è una creatività che non lo è. E forse voi non lo sapete, ma in epoca passata tutte le civiltà agro-pastorali avevano un'abitudine, che era questa. Tutti le forme creative non potevano essere codificate mi spiego meglio se qualcuno inventava una canzone questa canzone chi la ascoltava la volta dopo la cambiava in qualche nota o in qualche parola cioè non c'era la canzone il cantante famoso come c'è adesso cioè noi oggi cosa abbiamo abbiamo un certo numero di persone che inventano canzoni e tutti noi cosa facciamo? le impariamo e le ricantitichiamo ok? Questo ovviamente ammazza la nostra creatività. In passato, ma vi parlo di fino a cento anni fa, questo non accadeva. Ognuno prendeva una canzone e la rielaborava. Al punto tale che quando qualcuno eh, così aveva velleità artistiche, per esempio anche a livello eh, costruttivo, tutti gli oggetti che questa persona faceva molto spesso venivano poi distrutti. Perché il concetto era tu hai creato per te. Bene. Ma non lo devi imporre agli altri. È interessante questo aspetto. È molto interessante perché? Perché vedete, noi invece viviamo, e di questo me ne faccio colpa un po' anche io. Io per molti anni ho insegnato le formule, per esempio, per avere successo. Avete mai letto quei libri? Le 10 regole per avere successo nella vita. Diventa come Bill Gates. Fantastico, cioè, addirittura. Una, un approccio formativo che forse conoscete che è la PNL che ti insegna il modellamento ti dice allora tu cosa che devi fare tu ti devi studiare i comportamenti di 20 persone o di una persona che per te è di successo e poi lo devi imitare voi capite la mostruosità di questo concetto capite la mostruosità di questo concetto cioè tu prendi le abitudini prendi il modo di fare di un essere umano che dovrebbe essere unico e tu, come scopo di vita, hai quello di diventare un po' me, più o meno come lui. Come, come dirsi che non si evade. Bravissimo! Si come dirsi che tu devi essere un altro, che vedi è la, è la deformazione massima dell'essere diventato un personaggio. Quindi dovremmo diventare tutti dei piccoli Bill Gates, ma chi l'ha detto? Cioè chi l'ha detto che quello lì è il modello? Dice, ma no, è per te, ha avuto successo, vedi, è popolare, ha fatto i soldi. E chi l'ha detto? Chi l'ha detto che io nella vita di Bill Gates sarei felice, per esempio? Quanti artisti famosi, di successo, ricchi, si sono suicidati? E quindi chi me lo dice che io imitando lui poi diventi meglio di lui o come lui? Cioè, è quello che voglio, in poche parole. Guardate, se voi chiedete a un ragazzo giovane cosa vuoi fare nella vita, molto spesso ti risponderà dicendo ti voglio diventare come quel cantante, come quel calciatore, come quel personaggio. Cioè, hanno perso la capacità di capire loro cosa vogliono per loro stessi. Capite? Quindi, il progetto è più academy. Eh? Togliamoci veramente, togliamo tutta sta zavorra che ci hanno imposto. Oggi, se tu non sei una persona di successo, non vali nulla. Quante volte anche nel mio, nel mio mondo, nel mondo della formazione, no? Cioè, ma quante persone avevi in aula? Perché se ne hai meno di 100 sei uno sfigato, no? Se ne hai più di 100 sei un figo, poi come l'hai fatto, quello non importa, ok? Poi se hai usato per esempio leve del dolore per convincere le persone a comprare corsi, quello non importa, l'importante è il risultato, è la popolarità, è il successo, e la tua qualità come essere umano è basata tutto su quello. E cosa facciamo? Insegniamo i nostri ragazzi a fare altrettanto. Magari non tutti, me lo auguro. E la sfida è un po' questa: la sfida è quindi ricordarci che ognuno all'inizio, prima di essere dentro questo corpo, prima di impersonificare questo personaggio, ha deciso qualcos'altro di più bello per sé. Che non era avere un ruolo, recitare un ruolo, ma era quello di capire qualcosa per se stesso e quindi. Tutte le volte che esci dal ruolo, esci dal personaggio, ti stai facendo un grosso regalo. Facciamo un esempio. Il mio lavoro come personaggio è quello di eh, aiutare gli imprenditori i professionisti a realizzarsi usando il proprio lavoro. Quando io ho fatto partire il progetto EP Academy, molte persone, molti miei colleghi mi hanno detto stai facendo un errore madornale assolutamente, e che è vero, concettualmente è vero. Perché? Perché se tu fai un progetto che è così lontano da quello che è il tuo ruolo, le persone incominciano ad avere un po' di confusione, cioè non ti identificano più in un brand, nel tuo personal brand, in quello che tu dovresti fare e basta. Io invece sono stato molto contento, perché? Perché mi sono accorto che, soprattutto in passato, molto spesso io entravo nel ruolo. Quindi io nel ruolo, nel personaggio di consulente aziendale, dovevo essere sempre tutto perfetto, dovevo sempre parlare bene, eh, non potevo mai arrabbiarmi. Perché? Perché il consulente, no? il formatore, come deve essere, deve essere sempre quello che dimostra agli altri, equilibrato, soprattutto equilibrato, quindi sempre molto pacato, anche perché io ho lavorato sulla realizzazione del mio essere. Quindi Bene, eh, ero sempre lì che recitavo, eh sì, come stai? Bene, bene, alla grande, eh, alla grande. Eh, poi tornavo a casa e dicevo, ma che cavolo sto facendo? <ride> Magari mi sdraiavo sul divano e dicevo, non ne posso più, perché? Perché stavo recitando invece è bello, è bello anche con i clienti a volte farsi vedere nei propri attimi di debolezza, io certe volte sono andato in, anche a cena, in vacanza con i miei clienti, e mi dicono Fabrizio ma, eh, ma anche tu allora ogni tanto fai questo, sì sì, perché grazie a Dio non sono un personaggio sono un essere vivo, mutevole e spero fra cinque anni di fare qualcosa di completamente diverso da quello che sto facendo oggi perché non sono un personaggio Ora sto facendo questo, ma anche adesso, il mio personaggio. Magari avrei dovuto fare una conferenza un po' più seria, perché chissà cosa penseranno dopo gli altri di me. Alcune cose, alcuni tabù, forse non avrei dovuto neanche dirli, no? svelarli. Perché? Perché nel nostro mondo della formazione alcune cose non le devi dire. Per esempio, non puoi dire che le formule sono sempre sbagliate. Le formule sono sempre sbagliate. Quando incontrerete qualcuno che ti dà il segreto per o la formula per, sappiate che vi sta prendendo in giro. Non esistono formule, ci siete voi. Ci siete voi col vostro percorso, ci siete voi con la vostra identità e voi dovete fare qualcosa per rafforzare o per comprendere la vostra identità, non per diventare simile a qualcun altro. Questo è il miglior consiglio che vi posso dare. Poi, quello che faremo, che faremo anche nel workshop del 10, è avere degli strumenti per capirlo, perché? Perché la scuola gli strumenti non te li dà. Perché per esempio nessuno ci insegna come ci si deve relazionare con gli altri. In pochissimi ci insegnano a come capire quali sono i nostri valori più profondi. In pochissimi ci insegnano a valorizzare quelli che sono i nostri talenti. Allora quello che faremo assieme delle due sarà tirar fuori quello che già avete dentro piuttosto che simulare di essere qualcos'altro. E quindi se non ci sono domande, Andrea, Andrea, tu hai un sacco di domande da farmi. Ha un'osservazione, dimmi. Veniamo come, sì. veniamo come presi dentro una, una, un circolo, una ruota dove a, a loro volta le persone che sono venute prima di noi, ad esempio i nostri genitori, ci passano a loro volta Bravo. sbagli che comunque... No? Andrea sta no. dicendo, perché non ti sentono da casa, che purtroppo tutti noi siamo in una ruota. Io prima ho usato la metafora della ruota del criceto, no? De la, Che corre, corre, corre. Ma perché ci siamo finiti dentro, dice Andrea, perché qualcun altro a nostra volta ce l'ha trasmesso. Ma è vero. È vero. Sistema mm. culturale. Bravi. Il concetto qual è? Che molto spesso... Ecco, ne parlavo prima con qualcuno di voi. Noi cadiamo in una trappola, cadiamo nella trappola di lamentarci del fatto che il sistema là fuori, il governo, le istituzioni non fanno nulla per noi. E infatti non lo faranno mai. Lo dobbiamo fare noi. Cioè io non mi potrò mai aspettare che un governo che sia di destra, di sinistra, del centro, di quello che volete, crei e piacade. Non lo faranno mai. Farebbero mai qualcosa che va a minare quello che è il sistema? No, lo dobbiamo fare noi. Lo dobbiamo far noi quindi la responsabilità personale è il primissimo passo. Non chiederti mai no, il perché qualcosa non avviene, chiediti il perché non lo stai facendo tu per primo. E quindi, un po' come diceva Gandhi, no? sei tu il primo testimoniale, eh, come che diceva, sei sì, sì, il cambiamento che vorresti vedere negli altri. Sì, sì, il cambiamento che vorresti vedere nel mondo, è vero, allora, magari sono piccole cose. Eh. Guardate, io con Epi Academy non penso di cambiare il sistema scolastico italiano, ma. Già il fatto che 15 ragazzi potranno avere questa opportunità per me già è tanto. Poi magari questi 15 daranno il via ad altri 15 in un un'altra città. Magari voi stessi sarete coloro che nella vostra città farete partire un progetto così. Non possiamo saperlo. Però qualcosa dobbiamo fare. E la prima cosa che dobbiamo fare è capire che non siamo i personaggi che abbiamo pensato di essere fino adesso. Noi siamo individui, individui potenti con veramente tantissime potenzialità se non rimaniamo incastrati nel gioco in cui siamo. Quindi usciamo dal videogioco e riappropriamoci delle nostre vite. Dimmi. Eh, a volte eh, individuare lo scopo può essere diciamo, un processo abbastanza lungo. Individuare lo scopo, dice Andrea, è, sì, è un processo lungo e che soprattutto necessita dei passi intermedi prima. Per esempio, prima di arrivare allo scopo personale, bisogna individuare i propri valori personali. Se non fai quel passaggio è difficile. E molto spesso lo scopo che noi pensiamo di avere non è il nostro vero scopo, ma è quello che ancora una volta ci hanno messo in testa i genitori, l'ambiente, la scuola, gli amici, tutti quanti. Quindi è un lavoro, è un lavoro molto, molto, molto forte che, che va fatto, che è graduale e che probabilmente non ha fine. Come un videogame. Come il videogame, a livelli che guardo un po', è proprio il titolo eh, della conferenza di oggi, esattamente. Grazie. Bene, grazie a voi, io mi auguro di avervi dato dei, dei consigli e vi aspetto quindi al vivi il 9 maggio se volete vedere questo progetto di Appy Academy che è veramente meraviglioso, il 10 mattina invece per il workshop come uscire dal videogioco. Grazie a tutti e a presto.